migliaia di romanisti fino al giorno prima avevano detto basta con Lukaku, c'ha la pancia, ne è buona, rotti i coglioni. La sera stessa vai a guardare, voi vendete, questo è il più forte di tutti. Questo giocatore, Lukaku, che non ha avuto mai un terzino che gli fa un cross, 21 gol, so, tanta roba, con nessuno che ti passa la palla, fate come mi pare, però questa è la verità. Poi a Smoon gli faremo gli applausi, a Ebram per carità di Dio, però insomma il calcio è un'altra storia, raga. Campionato brutto da morire, sesto posto, una tristezza a guardare tutto quello che succede. Io non dico della gente, la gente va a fa festeggia, fa come gli pare, ma il giro di campo io non lo faccio. Siamo arrivati sesti, raga, ma andiamosene a casa, si mette a mezzo al campo, grandi applausi a tutti quanti, comunque grazie per averci seguito tutto l'anno, andiamosene a casa adesso. Mi fai la passerella per stesso posto. Cioè tu sai che mi stai a dire lì, noi abbiamo dato tutto, ma so. Però non mi fate più vedere. Se la Roma compra, bene, se no ci siamo. Siamo abituati alla mediocrità. Ho visto uno stadio bellissimo in festa, quasi 70.000 persone, ad applaudire tutti come è giusto che sia. Perciò più festa di così è meglio di così. Se questa è la Roma, va bene. Noi siamo felici, perché poi alla fine la cosa più importante in una storia di sport è la gente che si diverte, che ama i colori. Se questo è il massimo che noi possiamo aspirare, la Roma ha vinto un altro scudetto. Adesso c'è Daniele De Rossi che ha chiesto giustamente, come suo predecessore, giocatori. Vediamo un po' quello che succederà.